Annunciato per la prima volta nel lontano 2005, Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers ha vissuto uno sviluppo piuttosto travagliato. È infatti passato dall'essere definito un hack and slash pensato per essere giocato in multiplayer per divenire un action adventure, perdendo per strada quasi ogni elemento ruolistico e allontanandosi così dai dettami tipici della saga principale e da quella del cristallo nata su GameCube. Ciò che ne rimane è un titolo lontano dal nome che porta, ma non per questo da sottovalutare. La trama del gioco è ambientata 1000 anni dopo rispetto a quanto già visto nel primissimo episodio di questa saga e ci immerge in un mondo popolato da 4 razze dove i cristalli sono il principio sul quale si basa tutta la tecnologia. Il protagonista che vi ritroverete ad interpretare si chiama Lyle ed è un Crystal Bearer, ovvero un essere in grado di sfruttare i poteri magici donatigli da un cristallo e che gli permettono di manipolare gli oggetti grazie ad una sorta di telecinesi. Al contrario dei tipici protagonisti che siamo abituati a vedere nei vari GDR orientali, Lyle sarà già un eroe piuttosto affermato e che grazie alle sue abilità presta i propri servigi dietro compenso. Il plot, raccontato come da tradizione attraverso cutscene realizzate col motore di gioco, vi porterà ad incontrare diversi personaggi, tra cui l'intraprendente e seducente Belle, il socio di affari Case, e la misteriosa Amidathelion, anch'essa Crystal Bearer, ma appartenente ad una razza che si presumeva scomparsa. Sarà proprio l'incontro con questa che metterà in luce alcuni misteri che sarete chiamati a scoprire, immergendo il giocatore in una trama piuttosto intrigante e che grazie ad una lunghezza ben al di sotto degli standard Square Enix, riesce a mantenere un ritmo piuttosto sostenuto. Le scene di intermezzo sono ottimamente realizzate e mai troppo lunghe, ma sfortunatamente l'assenza del doppiaggio originale vi costringerà a sopportare dei dialoghi in inglese interpretati piuttosto superficialmente dal cast. Belle, the crystal idol. I don't know, stupid. Lontano dalla serietà ed epicità visti finora nella saga principale di Final Fantasy, questo Crystal Bearers si caratterizza per un tono piuttosto leggero e meno maturo. Nonostante il prodotto sia sicuramente confezionato con competenza, questa scarsa profondità va indubbiamente ad inficiare la godibilità della vicenda narrata per un pubblico abituato a ben altro spessore. Questa scelta caratterizza in realtà in modo piuttosto marcato anche il gameplay. Come accennato, Crystal Bearers difficilmente può essere classificato come RPG, avvicinandosi molto di più ad una definizione di action adventure, dove l'esplorazione delle ambientazioni di gioco occuperà la maggior parte del tempo e solo saltuariamente vi ritroverete a fronteggiare dei nemici. A spezzare il ritmo ci penseranno i numerosi minigiochi sparsi per tutta l'avventura. La meccanica di gioco è piuttosto elementare e sfortunatamente più o meno identica per tutto l'arco dell'avventura. In pratica vi verrà richiesto di muovervi da un punto ad un altro della mappa, dove una volta raggiunto assisterete ad una cutscene. Lungo il percorso sconfiggerete qualche mostro e sbloccato l'evento successivo potrete spostarvi verso un altro punto della mappa. Magari nel mentre potrete divertirvi in una gara dei Chocobo. Il sistema di controllo implementato vi permette di gestire i movimenti di Lyle con un nunchuk, mentre col Wii Remote potrete comandare un cursore a schermo che vi permetterà di sfruttare i poteri telecinetici del protagonista e manipolare così nello spazio ogni oggetto con il quale è possibile interagire. Immediato da apprendere, il sistema si è rivelato sufficientemente affidabile, sebbene nelle fasi di battaglia più concitate, il dover muovere la telecamera col D-pad rende il tutto piuttosto macchinoso. Per poter avere la meglio sui vari mostri che incontrerete lungo il vostro cammino, non avrete armi, ma solo i vostri poteri magici. Grazie a questi potrete scaraventare praticamente ogni cosa vi capiti a tiro contro il malcapitato di turno. È possibile anche usare il potere direttamente sui mostri, con risultati che varieranno a seconda del caso. Ogni azione di gioco verrà gestita alla stessa maniera, ovvero puntando il mirino sul vostro obiettivo e poi, tenendo premuto il tasto B, ne assumerete il controllo. Successivamente, compiendo dei gesti che saranno diversi in base al contesto, potrete compiere variazioni contestuali. La gestione del personaggio mette ancora una volta in evidenza la scelta di prendere le distanze dal genere dei giochi di ruolo, riducendo all'osso le possibilità di migliorare le caratteristiche del proprio alter ego, personalizzabile solamente nell'equipaggiamento. In 3 slot separati potrete infatti inserire degli oggetti, acquistati o creati trovando i giusti elementi, che vi miglioreranno nell'attacco, nella difesa o in altri parametri. Sebbene questa mancanza di opzioni particolari non è necessariamente un difetto, quanto piuttosto una scelta precisa di design, il livello di difficoltà calibrato in modo alquanto evidente verso il basso rende queste opzioni del tutto inutili. Se siete dei giocatori un minimo esperti, è facile che arriverete alla fine dell'avventura senza mai vedervi morti, caratteristica questa che, unitamente alla frequenza con la quale vi verranno proposti i vari minigame, sottolinea la decisione di sviluppare un titolo pensato per un'utenza più casual, allontanandosi per una volta dai giocatori più hardcore. A livello generale, resta purtroppo la sensazione di avere tra le mani un gioco non del tutto rifinito. Nelle meccaniche, per via di alcuni aspetti poco approfonditi, come i combattimenti, i quali risentono di una cronica mancanza di elementi strategici di qualunque tipo, ma soprattutto nella visione d'insieme.
Crystal Bearers appare infatti come una produzione molto frammentaria, forse anche a causa del travagliato percorso che ne ha caratterizzato lo sviluppo, risultando in definitiva un insieme di situazioni troppo slegate fra loro e che quindi non riesce ad inghiottire il giocatore, il quale si può solo aggrappare al riuscito impianto estetico e ai simpatici protagonisti ai quali risulterà facile affezionarsi. Inoltre, a dispetto di un inizio decisamente d'impatto, il gioco tende a perdere un po' di mordente a causa di un ripetersi di situazioni varie nella forma, ma fin troppo simili nella sostanza. Ciò che è indiscutibile di quest'ultima fatica Square Enix è la qualità generale dell'aspetto estetico. Graficamente, Crystal Bearers si classifica tranquillamente tra le migliori produzioni Wii, grazie ad un motore grafico molto valido, capace di gestire modelli poligonali dei protagonisti molto dettagliati, ambientazioni vaste quanto varie ed effetti grafici molto buoni. Il design coloratissimo e molto ricercato è davvero ottimo e non può che farsi apprezzare da chiunque posi gli occhi sullo schermo. Più opinabile è la scelta delle composizioni che accompagnano le azioni di gioco, sicuramente tutte di ottimo livello, ma ancora una volta si fa sentire una scelta fatta probabilmente per alleggerire il clima dell'avventura, proponendo musiche molto variegate, dall'orchestrale più tipico per arrivare a brani stile swing anni 30 o addirittura country, che nelle fasi più concitate riescono a smorzare non poco la drammaticità. Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers si è rivelato un titolo ben lontano dalle aspettative, non tanto per la qualità generale quanto per l'impostazione scelta per questo titolo Square Enix. Ad una produzione di alto livello qualitativo fa da contraltare un'impostazione di gioco lontana anni luce dagli RPG giapponesi, sicuramente pensata per la piattaforma su cui gira, grazie alla buona implementazione dei controlli, ma forse a conti fatti fin troppo leggera ed indirizzata ad un pubblico più casual. Una buona trama, raccontata attraverso cutscene dirette con competenza ed un mondo di gioco intrigante, possono comunque risultare incentivi sufficienti per tutti gli amanti del brand nipponico, mentre a tutti gli altri consigliamo di acquistare il prodotto per regalarlo a qualche parente meno avvezzo ai videogiochi e di sedersi al suo fianco per assistere al godibilissimo spettacolo messo in piedi da Square Enix.